Eccoci ad una nuova lezione di Grease Pencil. Oggi volevo utilizzare alcune delle cose che abbiamo visto l'altra volta sull'importazione delle immagini per spiegarvi qualcosa di nuovo e che è particolarmente utile perché si tratta dell'Edit Mode, uno dei modi che abbiamo per modificare quello che abbiamo già disegnato. Allora, per una volta, di nuovo partiamo in modalità General, cominciamo a familiarizzare un po' con questa modalità. La modalità General è quella classica di Blender che viene sempre presentata con questo cubo. Questo cubo classicamente in tutti i tutorial viene detto di cancellarlo, tranne quando serve, e anche in questo caso io vi dico di cancellarlo, quindi di selezionare e premere la X. L'altra volta abbiamo visto come importare delle immagini di riferimento e abbiamo anche visto che vengono importate parallele al piano di vista. Quindi mi sono posizionato dall'alto e importo un'immagine del mio oggetto visto dall'alto e lo vado a posizionare al centro della scena. Poi adesso mi posiziono nella visuale, per esempio frontale, e vado a importare l'immagine frontale e di nuovo la sposto più o meno nella posizione dove penso di disegnarla. E ultimo mi sposto nella visuale laterale e importo l'immagine della visualizzazione laterale dell'oggetto. Io sposto sempre con G, sappiate che potete anche premere questo tasto e spostare l'oggetto trascinandolo o usando queste frecce, altrimenti potete ruotarlo con questo e scalarlo con quest'altro. Se volete annullare le modifiche fatte, Alt S annulla la scalatura, Alt R annulla la rotazione, e quindi tra l'altro me l'ha messo in una posizione strana. Alt G annulla lo spostamento. Adesso cancello del tutto questa immagine perché mi era così comodo essere nella vista laterale proprio perché viene importata già ruotata in maniera laterale e io utilizzo le scorciatoie per rimetterla in posizione. Ovviamente queste immagini non corrispondono. Prima di tutto posso notare che questa va ruotata, blocco l'asse Z, di 180 gradi. In più, tra l'altro, non corrispondono come dimensioni. Questa di sicuro va ingrandita, quindi premo S e la ingrandisco. Adesso sto andando assolutamente a occhio. E tra l'altro forse anche l'immagine non è detto che corrisponda perfettamente, è un'immagine che ho scaricato solo di prova, non è detto che sia fatta così bene, insomma. Comunque adesso cerco di farle coincidere all'incirca, la sposto un po' in su, mi sa che è troppo grande, la scalo di nuovo all'incirca. Forse la devo ingrandire un pochetto e spostarla in su. Ecco, bene o male, mi sembra che corrisponda. Allora, adesso nelle varie visuali non ci danno fastidio i piani in mezzo perché vengono rappresentati solo come delle righe e quindi questa adesso, ecco, coincide di più con il centro e quindi non sono così fastidiosi da vedere. Adesso andiamo a cambiare la modalità in questa qui, che ci permetterà di vedere i colori di Grease Pencil, e in questa modalità qui possiamo scegliere di vedere Scene World, quindi le stesse impostazioni di World della scena, in modo tale che poi io qui, se seleziono un colore e magari pesco per esempio questo qui, posso vedere effettivamente il mio sfondo del colore che ho selezionato qui. Se invece rimanete in questa modalità, potete sì cambiare il colore dello sfondo cliccando su Viewport e selezionando un colore per il viewport da qui, però il problema è che non vedremmo i materiali di Grease Pencil, quindi utilizzate questa modalità o l'ultima per vedere i materiali di Grease Pencil. Ora ho bisogno di creare un nuovo oggetto Grease Pencil, quindi sono in Object Mode, maiuscolo A, Grease Pencil, Stroke. E mi ha creato, ho scelto Stroke per avere appunto un po' di materiali già pronti. Ctrl Tab e vado in Draw Mode e con la B posso andare a rimuovere il disegno già fatto. Allora mi metto dall'alto, per esempio prendo il materiale bianco e posso cominciare a disegnare. Però tra l'altro, siccome è un oggetto simmetrico, posso fin da subito aggiungere un Modifier Mirror in modo tale
che quello che faccio venga replicato dall'altra parte. Ho annullato questo segno, preferisco utilizzare Draw Pen in questo caso, e in questo caso io disegnerò a mano invece che disegnare con gli strumenti curva che abbiamo visto, solo così per dare un effetto disegnato al mio lavoro. E sto andando a ripassare in questo caso quello che mi interessa. Se mi sposto di qui, esco dalla modalità Draw andando in Object Mode, seleziono questo piano e lo sposto un po' in giù. Come vedete, il mio disegno adesso è qui. Però qual è il problema? Che le ali non si trovano al loro posto, mentre magari altri oggetti potrebbero esserlo, o comunque noto che per esempio questo avrebbe dovuto essere più su. Allora potevamo usare i metodi che abbiamo già visto per disegnare nella posizione del cursore, però possiamo anche, una volta che un disegno è già stato fatto, modificarlo. Allora, come funziona? Andiamo momentaneamente a nascondere il piano di sotto che ormai abbiamo utilizzato, così non ci dà fastidio. E selezioniamo il nostro oggetto Grease Pencil. Finora abbiamo utilizzato la modalità Object e la modalità Draw. Esiste la modalità Edit. Nella modalità Edit notiamo prima di tutto che il nostro disegno ha perso le sue caratteristiche di simmetria. Perché? Perché di base il modifier mirror non viene visualizzato in edit mode, ma è un'opzione che possiamo facilmente cambiare da qui, selezionando questa casella. Questa casella in pratica indica se il modifier deve essere visibile in edit mode oppure no. Allo stesso modo le altre caselle, adesso torno momentaneamente in object mode, se io nascondessi questa casella invece il modifier viene nascosto nella modalità di visualizzazione. Queste cose le avevamo un po' viste quando abbiamo fatto i modifiers. Allora, andando in edit mode, se ho un modifier mirror mi interessa che questa qua sia spuntata semplicemente per riuscire a vederlo. In edit mode cosa posso fare? Io posso ora cliccando selezionare delle cose che fanno parte del mio disegno. Notate che, per esempio, adesso zoomo, vedo una miriade di puntini, e questi puntini, che probabilmente per voi sono un po' troppo piccoli per vederli, comunque sono i puntini che costituiscono il mio segno. Posso selezionare i puntini perché qui è spuntato questo indicatore, che è la modalità di selezione punti. Esiste la seconda, che è più utile, la modalità di selezione stroke, cioè l'intero stroke, l'intero segno. Quindi qua, adesso quando fate clic su un segno lo vedrete diventare arancione. Probabilmente è un po' troppo sottile la visualizzazione per riuscire a notarlo nel video, ma nel vostro sistema la vedete di sicuro. Ora, per esempio, se mi sposto a selezionare le ali qua dietro, posso selezionare anche più di un segno alla volta, quindi faccio clic sul primo segno e maiuscolo clic sul secondo segno. In questo momento ne ho selezionati due. Ora, come si fa normalmente in Blender, io posso premere G e bloccare il movimento verso l'alto e andare a spostare in una nuova posizione questi segni appena fatti, come vedete. E quindi questo è il metodo che ci permette di modificare un disegno già fatto. Per di più, adesso se mi metto di profilo, posso con la G anche spostarlo un po' meglio, l'ho messo lì sotto, e tra l'altro mi sono accorto che non è abbastanza lungo per qualche motivo, quindi posso semplicemente usare anche la scala, quindi premere S, bloccare magari la scalatura su questo asse e deformarla in maniera tale che corrisponda di più. E posso anche con la R ruotare. Queste sono funzioni base di Blender che vi consiglio appunto di studiarvi con un corso base. Potete trovare i tool anche qui. Quindi io adesso con Shift D, per esempio, posso anche duplicare questi segni, ruotarli di nuovo e trascinarli in un'altra posizione con la G. Ed ecco quindi che ho ottenuto degli altri segni. Allo stesso modo anche questo lo seleziono, G, e lo tiro su, perché non è sicuramente al suo posto.
e posso adesso selezionare anche tutti quanti gli altri. Allora, siccome sono molti e può essere scomodo selezionarli molti, esistono vari modi per selezionare in Blender. Abbiamo visto quello di cliccare e di fare shift click per selezionare più cose. Un altro metodo è quello di tenere premuto CTRL e creare una selezione a lazo con il tasto destro. In questo modo tutto quello che ricade nella selezione viene aggiunto alla selezione corrente. Quindi adesso in questo modo, facendo un paio di giri per sicurezza, ho selezionato tutto il resto delle immagini. Con G posso trascinare verso l'alto e metterle più o meno in posizione. In realtà poi, tra l'altro, appunto, queste ali le voglio raddoppiare. Quindi mi metto momentaneamente di fronte, con la G sposto nella posizione bassa delle ali, voglio deselezionare tutto. Per deselezionare tutto basta premere Alt A. Se voi premete A, selezionate tutti i segni. Alt A li deselezionate. E adesso vado a selezionare solo l'ala. Mi metto di nuovo in questa visuale, maiuscolo D e la sposto leggermente e ho creato una copia dell'ala. Ora quindi posso di nuovo con la selezione con il CTRL e il tasto destro andare a selezionare anche l'ala di sotto, mettermi di nuovo per esempio di fronte, maiuscolo D e copiare le ali qua sopra. Sono piuttosto grandi, quindi posso sempre utilizzare scala per scalare un po' queste e ora Alt A deseleziono, torno a selezionare queste ali, vediamo se ho preso, sì, ho preso anche un po' di fusoliera dietro, ma non importa, mi rimetto di nuovo qui, le scalo questa volta un po' di più ed ecco che ho ottenuto queste altre ali. Ora vado a selezionare Alt A prima deseleziono. Ricordatevi che la selezione viene sempre aggiunta a quella che già avete. E vado a mettere per esempio questi in questa posizione qua. E ora mi è rimasta un po' fuori posto questi due oggetti che sono anche piuttosto strani, direi. Sì, sono finiti per qualche motivo fuori posto. Rimettiamoli circa lì. E li porto su e li metto magari qui e ne creo un duplicato e lo metto anche lì. Adesso sto cercando di essere un po' vago. Comunque, adesso devo fare degli altri disegni. Abbiamo visto le altre volte che possiamo utilizzare, quindi vado in draw mode, possiamo usare vari modi per posizionarci nei nuovi segni. Io adesso sceglierò stroke e sceglierò first point, perché mi metto di fronte e disegno qui, lo disegno qui solo perché mi è comodo disegnarlo lì, questo bastone che dovrebbe essere quello dell'ala. Ne ho disegnato uno perché adesso che abbiamo imparato a usare l'edit mode, posso sempre andare in edit mode, deselezionare per sicurezza tutto, selezionare questo, raddoppiarlo, riselezionare quest'altro e con la G spostarli in posizione sia di qua che, vediamo dove sono, che di qua. Ed ecco che sono posizionati più o meno nel posto giusto, insomma, anzi, probabilmente ne servirebbe qualcuno in più. Posso duplicare. Adesso esco dalla modalità di draw. Magari posso anche per un momento nascondere anche questi altri e vedete che spostando i segni il mio aereo comincia a prendere forma e utilizzando adesso sempre, adesso posizione, scelgo magari solo questo qua dietro, utilizzando sempre la modalità di posizionamento, adesso potrei per esempio posizionarmi dall'alto, spostare il mio cursore, vi ricordate, con maiuscolo tasto destro in questa posizione. Mi metto da di fronte, sono in object mode, posso selezionare questo disegno, spostarlo momentaneamente giù per comodità e riprendere il mio oggetto Grease Pencil, andare di nuovo in draw mode e disegnare
Questi cerchi sono stati disegnati in quella posizione lì, ma di nuovo Object Mode, adesso questo lo nascondo, vedete sono in questa posizione, sono sbagliati, ma io posso andare sempre in Edit Mode, seleziono i segni, li sposto in posizione e ovviamente adesso seleziono per esempio solo questi qua esterni, li duplico e li metto lì, poi seleziono questi qui interni e li metto qui. Posso selezionare questo che era quello di prima del bordo e posso duplicarlo, annullare con Esc lo suo spostamento, mi metto di fronte e per esempio lo ruoto e dopo averlo ruotato devo ritrovare la posizione giusta. Però capite che un po' alla volta con lo strumento di duplicare, ruotare e spostare gli oggetti, riusciamo molto facilmente a creare dei disegni anche utilizzando le cose che ci sono già. Quindi per esempio adesso duplico leggermente per dare spessore, anche questo qui, posso ora duplicarlo, lo rimetto a posto, lo ruoto sull'asse Y di 90 gradi. Queste cose le sapete fare bene se avete studiato un corso base di Blender. Duplico, ruoto sull'asse Y di 90 gradi e però devo riposizionare, quindi mi metto dall'alto, mi posiziono per esempio qui, duplico, ruoto sull'asse Y di 180 gradi, sposto verso il basso. Piano piano, con questa tecnica, riutilizzando parte del disegno già fatto, potete facilmente arrivare a creare in questo caso la gabbia di un aeroplano, ma è chiaro che possiamo andare a fare qualsiasi disegno. In più, avendo il mirror mode, le cose diventano anche più facili. Non abbiamo ancora disegnato l'alettone dietro, comunque un po' alla volta, adesso sarebbe troppo lungo concludere tutto quanto, magari lo lascio sotto forma di timelapse, la conclusione dell'aeroplanino, però capite che il misto della modalità draw insieme con la modalità edit permette facilmente di utilizzare parti del disegno che sono già state fatte per andare a comporre il nostro disegno utilizzando pezzi che già abbiamo. Possiamo anche selezionare dei segni e premere X e rimuoverli. Possiamo scegliere di rimuovere i singoli punti oppure gli strokes. Siccome siamo in modalità di selezione stroke, è del tutto ininfluente perché quando seleziono uno stroke ho selezionato anche tutti i suoi punti. Quindi un po' alla volta adesso posso finire il mio disegno. Avete un po' capito come funziona il concetto, tra l'altro sapete che nel momento in cui andiamo nei materiali, anche sui materiali già esistenti, possiamo andare ad aggiungere, adesso esco dall'Edit Mode e vado in Object Mode,
possiamo anche decidere di cambiare i materiali già esistenti e quindi, per esempio, assegnare un fill a quello che abbiamo disegnato che può essere riempito. In questo caso alcuni segni non si sono riempiti nel modo più normale, insomma, perché insomma l'ho fatto in questo momento con una procedura piuttosto semplice, insomma, aumentare il fill così non è la stessa cosa, ma vi dà l'idea che questo è un disegno tridimensionale che quindi in questo momento ci può aiutare facilmente nel momento in cui andiamo a cambiarne le caratteristiche. Per esempio, vogliamo disegnare, è facile usarlo come base per una prospettiva. E, è chiaro che in questo caso sarebbe meglio Stroke Depth Order come 3D Location. Ecco, questo può essere un grande aiuto per la prospettiva per un disegnatore e perché è anche piuttosto facile capire questo concetto di disegno con la penna e riempio, insomma, è una cosa piuttosto intuitiva. Finora nella modalità Edit Mode abbiamo visto quindi come spostare, duplicare, scalare, ruotare dei segni già tracciati. È chiaro che ci sono anche degli strumenti che ci permetteranno di modificare il segno nel senso proprio di accorciarlo, allungarlo, ingrossarlo e questo lo vedremo più avanti. Però già l'Edit Mode ci permette facilmente di apportare delle piccole correzioni ai nostri disegni. Spero che sia stato interessante e la prossima volta proseguiamo. Grazie.